Napoli-Juve, analisi tattica. Con ogni probabilità vedremo la Juve con un 3-5-2 e un Napoli con un 4-3-3, come al solito, molto duttile. Il Napoli è una squadra a cui piace tanto andare all'attacco, la Juve invece è una squadra a cui piace difendersi. Per provare a bloccare qualsiasi assalto del Napoli, la Juve dovrà bloccare totalmente Stanislav Lobotka. Questo, con ogni probabilità, può accadere abbassando le punte, costringendo il Napoli a giocare o coi terzini, motivo per cui potrebbe giocare Mario Rui, oppure a dover andare direttamente su Osimhen. Ed è proprio qui che entrano in gioco le mezze ali del Napoli, che dovranno fare un lavoro clamoroso per trovare la giusta linea di passaggio. Dunque, la chiave sarà pochi punti di riferimento, tantissimo movimento e le preventive. In questo, secondo me, saranno fondamentali i centrocampisti della Juventus per non lasciare libero Osimhen. Il Napoli dovrà essere molto aggressivo e provare a sbloccarla fin da subito. Poi andare a colpire la Juventus quando inevitabilmente dovrà rendersi un poco più aggressiva, e solitamente questa cosa la fa con i due braccetti. Speriamo bene e sempre forza Napoli.